Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovo episodio di In Verbis Virtus. Allora, in questo gioco noi sappiamo solo che siamo qualcosa, siamo qualcuno. Siamo qualcuno e siamo nel deserto. Siamo nel deserto e non sappiamo che cazzo succede. Zero. Iniziamo così. Volevo ringraziare i produttori di questo gioco che mi hanno regalato una chiave perché il gioco è ancora in accesso anticipato. Infatti è pieno di bug. Ho provato prima a giocare, mi è crashato più volte. È un po' frustrante, devo dirlo, perché è pieno di bug. Poi un'altra cosa è che si salva solo quando lo dice lui. Ci sono praticamente dei checkpoint, però i checkpoint sono abbastanza lontani fra di loro, quindi diventa un po' fastidioso il fatto che se arrivi a un certo punto e muori, perché a differenza della beta qua c'è la vita, puoi morire. A differenza della beta ci sono anche questi checkpoint, tu non puoi salvare automaticamente, cioè manualmente, lo fa automaticamente, e quindi è un po' un casino perché se muori riprendi dall'ultimo checkpoint, ma non è che ti riprende la vita, no, hai la stessa vita del checkpoint praticamente. E poi questo gioco è molto più complicato della beta, è una roba assurda. Ok, qua abbiamo il primo tutorial che dice muovi il mouse, robe così, però a me non interessa. Quello che voglio dirvi è che è molto più complicato, è molto più basato sull'esplorazione. Per ricevere i primi incantesimi devi esplorare. Non ti dice niente lui, ti dice solo che devi esplorare. Anzi, non te lo dice neanche, lo capisci te, perché altrimenti non sai che cazzo fare. La prima stanza è uguale alla beta, me la ricordo, e anche i primi paio di indovinelli. Il ragazzo che mi ha inviato la chiave della Indomitus Games, mi pare si chiami così la casa produttrice, che poi sono indie, però vabbè, mi ha detto che il primo livello dovrebbe richiedere un'ora di gioco. Ci abbiamo anche il secondo livello, però ho detto che quello è molto più buggato del primo. Io già il primo qua ho trovato abbastanza bug, quindi ho un po' paura a farlo. Qua nella prima stanza, come vi ricordate dalla beta, io ho già fatto un video sulla beta di Verbis Virtus perché era una figata. Basta andare e premere E su ogni scritta. Abbiamo il diario premendo J, che è una figata assurda perché è l'unico modo che abbiamo per tenere traccia dei nuovi incantesimi, di quello che sta succedendo a livello di lore, quindi di storia, di cos'è. Qua il diario dice annotazioni, qua ti spiega. Praticamente noi siamo degli studiosi che studiano questa lingua strana dove ci sono degli idiomi particolari. Ora, qui non ci sono indicazioni, zero. È un gioco che va giocato scuro, perché altrimenti rende poco tutta questa esplorazione. Allora, io l'ho già giocato perché altrimenti sarebbe stato un casino unico. E al primo bivio vi dico andate a sinistra. Andate a sinistra perché è qui che troverete i primi incantesimi fondamentali. Ad esempio, ecco qua già non mi ricordo dove cazzo devo andare io però. Cos'è sta roba? Sì, qua c'era qualcosa qui. Ecco. Abbiamo nuove voci nel diario. Vi consiglio di leggerle. Sono molto carine. Secondo me ci hanno messo un po' di enfasi in tutta sta roba della storia. Quindi è quello che dovete fare. Andate in fondo a un bivio. E poi, quando non troverete niente, e succederà spesso, andate dall'altra parte. Vedete che qualcosa prima o poi trovate, ci sono questi cristalli che vi dicono la via. Ecco qui, questo sarà il nostro primo incantesimo. Ora lo facciamo vedere. Ci sono anche molti di questi bug con grafici. Dall'altra parte abbiamo un'altra voce. Puff. Ho preferito giocarlo un po' prima perché altrimenti avrei perso davvero troppo tempo. È un gioco che richiede molto tempo. Questo è solo l'early access. Mi immagino la roba finale. Allora, ci sono due possibilità. Gli incantesimi si può fare o in inglese o in questa lingua strana che studia il nostro personaggio. La lingua strana, il primo incantesimo si chiama Luce ed è serve per illuminare e si pronuncia
Oppure nelle impostazioni possiamo mettere, no, non è questo, possiamo mettere la voce inglese, che è quella che c'era nella beta. Non mi pare ci fosse questa lingua strana. Infatti, la luce dovrebbe essere Let There Be Light, come nella beta. Però non me lo dice. Perfetto. Let There Be Light. Mamma mia la pronuncia! Però io, dato che mi piacciono molto gli RPG, preferisco immedesimarmi in questo gioco rimettendo la lingua Makai, Maki, Mahaki, Mahaki, è Mahaki. Ok. E quindi in realtà è Lume TL. Lume TL. Lume TL. Oh, affanculo. Lume Tial, mannaggia. Lume Tial. Lume Tial. Lume Tial. Lume Tial. Lume Tial. Mi prendi per il culo. Devo fare la voce sensuale. Lume Tial. Let there be light. Oh, non funziona nessuno delle due. Lume Tial. Lume Tial. Lume Tial. Oh, ma che cazzo? Let there be light. Ah, così funziona però, vaffanculo. No, no, io voglio la voce mia. Voglio il Maohoki. Ok. Chiudi, riprendi. Lume Tial. Sì! Bene, dopo mezz'ora per trovare un incantesimo. Ah, di qua ci sono già andato, quindi ora ripercorriamo il bivio e andiamo di qua. Ah, di qua, sì. Ci saranno molti di questi cosetti in cui se cadi ti ritrovi all'inizio del percorso con un tocco di vita in meno. Ed è una cosa frustrante. Preferisco che mi facesse morire. E sono serio, perché dopo, quando salvi... A proposito, ma mi ha già salvato, vero? Mi deve ancora salvare? È una cosa fastidiosissima il fatto che non posso salvare. Mi dà un fastidio boia. E mi dà un fastidio boia anche il suono della luce. Quindi lo tolgo. Qui è dove troveremo il secondo incantesimo, il raggio di luce. Chi se lo ricorda, se lo ricorda dalla beta. Dovremo saltare su dei... Guarda che figata. Guarda, guarda. Dimmi te, boia. I funghetti, guarda i funghetti. Madonna. Ma che storia? Guarda. Ora qua. Bene. Due. Tre. Ora aspettiamo di risalire giusto perché non voglio perdere troppa vita. Ci ho già giocato due volte. E ancora dovrebbe salvarsi teoricamente. Non si salva. Ah, game saved, alleluia. Qui dietro un'altra roba. Ok, allora, nuovo incantesimo. Raggio di luce, che si dice Ecto Lume. Ecto Lume. Vedete? Ora, arrivato qui, io mi sono sentito un figo della Madonna perché mi sono subito accorto di questi cerchietti bianchi. Do you see them? Do you see? Do you see? Eh? Li vedete? Sì che li vedete. E praticamente, quello che dovete fare è dire Ecto Lume. Puntare, come vedete si sta caricando un qualche tipo di energia e boom, si metteranno a formare il ponte che vi servirà per proseguire. Ma attenzione, non proseguire ora, perché io ho provato ad andarci e ti porta in una zona che non puoi sfruttare appieno perché ti manca ancora una magia, ti manca la magia per manipolare gli oggetti. E dato che c'è solo un'altra via in cui poter andare, andiamo prima dall'altra parte. Però come vedete qua si crea un bel ponticello. Ora invece torniamo indietro. Ma io dico, non potevano fare ponticello normale? No, queste cose bisciose, boia, mi fa venire... Boia. Ma di qua ci sono già andato. Ecco, vi capiterà molto spesso di perdervi. Cos'è sta roba? No, non ci sono già stato. E invece sì, è da dove sono venuto. Lal. Non scendete mai prendendo danno, per amor del cielo.
Finché non avete un incantesimo per curarvi oppure per avere uno scudo di qualche tipo, non fatelo. Ecco. Ok. Ma no, l'ultimo! Perché sono cani sti cosi, li odio. Ok, allora di qua ci sono funghetti. Funghetti su funghetti. Mamma mia, i funghetti! Ma che staria! Non so, sto esplorando perché mi sembra strano che ci sia una stanza senza. E non pensar male. Non so, mai c'è qualcosa da attivare. E invece no, è giusto una stanza così. Per darti fastidio. Ok, allora disattivo un attimo la luce. Cosa stavo per fare? Ecto lume. Ah no, sorry. Lume tial. Meglio la luce, meglio tenere la luce. Non c'è modo per camminare, andare lento, lento. Boh, ma che figata! Ma che storia! Che figata assurda. Bene, so anche che ci sono dei nemici. Nel primo livello non dovrebbero esserci, quindi sono abbastanza contento. Qua c'è un ascensore con la stella di Davide. Quindi aspettiamo che la stella di Davide salga. Poi prenderemo la stella di Davide per scendere. Ok, questo me lo ricordo. Me lo ricordo. E mi ricordo anche qual era il coso. Mi pare fosse quello. Dobbiamo attivare la porta. Diciamo sprigionando un raggio di luce. Ecto lume. Ecco. Mamma mia, la memoria. La memoria. Ecco, quello che mi chiedo io è perché non mi fa salvare ora? Dovrei poter salvare. Aspetta, lume tiel. Lume tial. Lume tiel. Cos'è? Super mega porta cattiva. Ok, allora andiamo giù. No, perché ha un'ambientazione abbastanza lucubre sta cosa, eh. Macabra proprio quasi. Ecco. Guarda quanta poca vita c'ho! Prendi per il culo. Ma che storia. Cos'è sta roba? Ma che roba? Cos'è? Mark of Command. Sì, ma io qua devo prendere una magia. Dove la prendo? Via la luce. È di qua? Mi ricordo fosse di qua, tipo. Oddio, che silenzio! Bah, amico, a qualche parte devo avere. Aspetta. Lume TL. Vediamo un po'. Allora, io da qualche parte sta roba la devo imparare. E mi sembra di essere andato da tutte le parti possibili. E io mi ricordo che era qui la magia. Bene, sono a un punto morto di nuovo. Devo tornare per forza indietro, ma il problema è che mi sembra di aver esplorato tutto. Ecto lume. Esplodi! Guarda il raggio di curvatura della luce. Einstein aveva ragione! Io posso anche provare a tornare di sopra, però senza il salvataggio la vedo un po' dura. Ma con così poca vita. Perché non mi ha salvato qui? Da qualche parte bisogna andare, per forza. Lume Tial. Com'è che ti esce qui? Lume Tial. Sei serio? Lume Tial. Ah, problemi di conoscimento, mi sa, estero. Ecco il mio problema. Non voglio andare per di qua. Anche perché non penso si possa. Qua non ci sono altre vie. Se cado ora muoio, mi tocca di far tutto e mi incazzo.
Ah, le cose sono due. O di qua si va da qualche parte e non ho visto. Posso tornare indietro? Eccolo! Come cazzo ho fatto a non vederlo? Cos'è? Il mio diario è stato aggiornato, vediamo. L'osservatore. Non mi ha dato roba nuova, no. L'osservatore, vediamo. Non vedo se mi perso qualcosa qua, da qualche parte. Ma sei serio? È serio? Un saltino di merda. No. Ma no. Pipe il culo. Va ragazzi, per questo episodio è tutto. Ah, guarda, io vi saluto. Ciao, trudro tutti. Ah, e vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere perché è il modo migliore che avete per supportarmi. Bla bla bla, ciao. Ciao ciao.